Mercoledì 16 settembre 2015, io sono Andrea Valdeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, al termine di una conferenza stampa ha annunciato che l'area Expo non ospiterà nessuno stadio. Gli spazi saranno invece adibiti, come proposto dal rettore dell'Università degli Studi di Milano, alla realizzazione di un moderno campus universitario, il più grande d'Italia, sul modello di quelli americani. Il governatore Lombardo ha parlato anche della realizzazione di residenze e strutture sportive per gli studenti. Tuttavia, per una risposta effettiva su quale sarà il futuro dell'area Expo, bisognerà attendere la metà di ottobre. Una notizia di cronaca: lo scorso 10 settembre la polizia locale ha individuato un deposito illegale di biciclette rubate in via Salacco. Le bici sono circa una quarantina e sono state sequestrate dagli agenti del comando di zona 6. Le foto sono visibili sul profilo Flickr del comune di Milano. Chi individuasse la propria può mettersi in contatto coi comando di zona 6 per eventuali accertamenti prima della restituzione. Per dimostrare la proprietà del mezzo è richiesto ai cittadini di presentarsi via Balsamo Crivelli 35 con la denuncia di furto e una foto o un certificato d'acquisto. Da oggi, in tutta la regione Lombardia, entrano in vigore delle nuove normative che limitano fortemente la vendita di fiori, manufatti e altra oggettistica a scopo benefico. I comuni dovranno deliberare un piano comunale della cessione a fini solidaristici, al fine di promuovere una corretta coesistenza tra i banchetti solidali e i negozi della città, tra i quali dovrà essere stabilita persino una distanza minima. Infine, le vendite per beneficenza dovranno realizzarsi prevalentemente in occasione di eventi culturali e aggregativi. La classifica ufficiale del QS World University Rankings ha laureato il Politecnico di Milano prima università italiana, sia nella sua categoria che in generale. Il rettore Giovanni Azzone ha definito straordinario il risultato ottenuto dall'Ateneo, segno dell'efficacia e della qualità della ricerca. Nessuna università italiana è comunque presente tra le prime 100, ma il Politecnico è salito dal 229° posto dell'anno scorso al 187°. In particolare ora si trova 24esima nella categoria Engineer and Technology. Per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, ci vediamo domani mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano.